Ciao a tutti. Allora, considerato che io ho scritto una tesi tutta incentrata sulle dinamiche del web 2.0, mi sembrava cosa appropriata rilasciare una candidata della release in beta della mia discussione di laurea. Tra l'altro, questa cosa mi permette di condividere quello che sarà la mia discussione con tutta una serie di persone che non potranno esserci domani perché lavorano, perché magari vivono su altri continenti, e mi permette anche di ringraziare Teresiana, che è stata così carina da mandarmi un biglietto d'auguri di in bocca al lupo per la laurea e che mi ha dato l'idea di fare questa cosa. Anzi, ma diciamo, l'idea mi frullava già in testa, mi ha dato quella spinta definitiva. Venendo a noi, dunque, la mia tesi è volta a dimostrare le potenzialità del web come strumento, come dorsale di sviluppo per sistemi basati su delle dinamiche informali e spontanee. Il punto di partenza del mio lavoro qual è? Il lavoro mio parte dal riconoscimento di tutta una serie di analogie tra due sistemi, il web e la lingua. L'analogia principale, però, l'analogia di base, è proprio che sia il web che la lingua sono due sistemi complessi che fungono da piattaforma sulla quale e tramite la quale avviene la comunicazione umana. Ora, nella mia tesi io analizzo le dinamiche di sviluppo di questi sistemi e poi analizzo i modelli che ne supportano lo sviluppo. Premetto subito che i modelli di sviluppo si suddividono in due macro categorie: i modelli formali e i modelli informali. Il modello formale è un modello a struttura chiusa, gerarchica, verticale e centralizzata. Il modello informale, invece, è un modello a struttura aperta, orizzontale, parallela e distribuita. Se noi analizziamo uno dei due elementi dell'analogia, la lingua, cominciamo dalla lingua. Analizzando le dinamiche di sviluppo del sistema lingua, ci si rende conto che le dinamiche più efficaci, in ultima analisi, sono di natura informale e sono principalmente due. Di fatto sono la motivazione personale dell'apprendente, senza la quale non vi può essere apprendimento stabile di una lingua. La seconda tra le dinamiche più efficaci che portano all'acquisizione linguistica è l'autocorrezione di un errore all'interno, basata sulla negoziazione di un punto critico all'interno di un'interazione significativa tra due persone, tra due o più persone. Tra l'altro, questa altro non è che l'ipotesi interazionista di Long. Se passiamo poi ai modelli di sviluppo del sistema, ci rendiamo conto che in realtà, per quanto riguarda la lingua, non possiamo parlare di modelli, perché di modelli consolidati ce n'è soltanto uno, che è il modello formale, basato sull'insegnamento in classe da parte di un insegnante che segue un sillabo. È un modello formale, calato dall'alto e verticale. Questo perché? Perché fino ad oggi non avevamo a disposizione degli strumenti che ci permettessero di intervenire su quegli aspetti spontanei e informali dello sviluppo del sistema lingua. Tra l'altro, questo è proprio uno dei principali punti critici della teoria glottodidattica. La dicotomia che fa Krashen tra apprendimento e acquisizione è proprio basata su questo punto qua, sull'impossibilità di andare a intervenire su quello che è l'acquisizione linguistica, che è l'aspetto più efficace, quello che porta veramente all'apprendere una lingua. L'apprendimento è l'unico aspetto sul quale si può intervenire. Di fatto, quindi, se noi andiamo ad analizzare i modelli di sviluppo del sistema lingua, ne abbiamo soltanto uno,
quello formale, non possiamo fare il paragone con un modello informale. Il modello formale si deve far carico sia degli aspetti formali dell'apprendimento che quelli informali dell'acquisizione, su cui però non ha nessun potere di fatto. Se andiamo ad analizzare invece il sistema web, ci rendiamo conto che in questa volta invece i due modelli di sviluppo ce li abbiamo e sono esemplificati da quella famosa metafora che è la cattedrale e il bazar. La cattedrale e il bazar è una metafora che rappresenta appunto due diversi modelli di sviluppo del software. Il modello a cattedrale è il modello di sviluppo commerciale, quel tipico delle software house, il modello tradizionale di sviluppo del software, della Microsoft e della Apple, che è sempre esistito. Il modello bazar, invece, anch'esso è sempre esistito, ma è emerso e è diventato un fenomeno importante solo recentemente, grazie allo sviluppo e all'adozione massiva da parte degli utenti del web. Nel momento in cui il web è diventato uno strumento diffuso, è esplosa anche queste dinamiche informali alla base del modello bazar hanno avuto finalmente uno strumento, una dorsale sulla quale svilupparsi liberamente. Il modello bazar è il modello del software a sorgente aperta, open source. Uno dice, ma le dinamiche di sviluppo della lingua sono paragonabili con le dinamiche di sviluppo del software? Sì, lo sono. Se noi analizziamo infatti il saggio di Raymond, che è l'autore della cattedrale del bazar, notiamo che sarà detto, per quanto riguarda la lingua, che gli elementi fondamentali erano la motivazione e l'autocorrezione degli errori. Se noi analizziamo il saggio di Raymond, per quanto riguarda la lingua, allora la motivazione. Cardona sostiene, per quanto riguarda l'apprendimento linguistico, che è un fondamento della glottodidattica che non vi può essere acquisizione stabile di una lingua senza motivazione. D'altro lato, Raymond sostiene che ogni buon lavoro di software inizia dalla frenesia personale di uno sviluppatore. È la stessa identica cosa. Abbiamo poi l'aspetto dell'autocorrezione degli errori, che è un momento importante per l'acquisizione linguistica nello sviluppo del sistema lingua. E qua la cosa si fa veramente interessante, perché Raymond, all'interno del saggio, sostiene niente di meno che uno dei punti chiave del successo del modello bazar, del software open source, sta proprio nel debugging. Che cos'è il debugging nello sviluppo del software? È il trovare e il correggere gli errori all'interno del codice del software, che altro non è che l'apprendente di lingua che nel suo codice che ha sviluppato si rende conto che c'è un errore e lo corregge. È la stessa identica cosa. Se tra l'altro ciò non bastasse, nell'introduzione al saggio Raymond suggerisce di sviluppare delle analogie produttive con altri sistemi di agenti indipendenti in grado di autocorreggersi. Ora, un apprendente di lingua è esattamente un agente indipendente in grado di autocorreggersi. Quindi le dinamiche sono perfettamente paragonabili. Il fatto che il modello bazar, il modello di sviluppo informale di un sistema complesso come il web, si sia sviluppato proprio nel momento in cui il web è diventato accessibile a tutti quanti, ha raggiunto la sua maturità, un suo sviluppo maturo, ci indica il fatto appunto che il web è uno strumento perfetto. Scusa, che appunto che gli strumenti e le dinamiche del web sembrano essere appunto quello strumento che finora era mancato per riuscire a capitalizzare efficacemente quelle dinamiche spontanee e informali alla base
per esempio dell'acquisizione linguistica. E soprattutto riesce a farlo senza snaturarne l'essenza. Quindi non c'è bisogno di farle rientrare all'interno di un modello formale per riuscire a trarne il massimo beneficio anche istituzionale. Si può farlo perfettamente mantenendoli informali. Questo che cosa comporta per la glottodidattica? Comporta la possibilità di andare a ridurre quel gap che c'è fra l'apprendimento e l'acquisizione. Inoltre, offre il duplice vantaggio agli studenti, agli apprendenti di lingua, offre un ventaglio più ampio ed efficace di strumenti e possibilità per sviluppare la loro competenza comunicativa. Mentre ai docenti viene offerta la possibilità, permette ai docenti la possibilità di sviluppare un'attività didattica più mirata ed efficiente, in quanto permette loro di concentrarsi su aspetti della didattica che sono adatti ad essere veicolati dal modello formale. Capito? Fine. Questa è la mia tesi. Ci vediamo domani. Bel delirio. Ma...